Lunedì 30 agosto, ore 15:30, il primo avvistamento finalmente, dopo 2 ore e mezza di camminare nel bosco. Eccolo qua, visto da vicino, adesso vado a raccoglierlo, è un po' maturo, asciutto, una giornata anche molto ventosa, comunque leggerino ma sano, maturo. Poco distante da quello prima, ecco un'altra bella testina. Vediamo anche lui, un bel gambetto lungo, perché qui c'è la foglia alta. Vieni bello, vieni, eccolo qua, carino, non male, bene, pulizia. Ma vicino un fratellino che andiamo a vedere da vicino. Eccolo qua, raccolto, piccolino, sano. Un altro avvistamento, questa volta dall'alto. Andiamo a vederlo da vicino. Eccolo qua, il vento sembra che stia già facendo il suo effetto. Questo screpolamento, staccamento è sicuramente colpa del vento. Raccolgo. Eccolo qua, giù là all'incrocio di questi rami in primo piano, nel centro del triangolo, sembra di vedere uno sgabello. Eccolo qua da vicino, un bel esemplare. Proviamo a fare la raccolta pulendolo un po' in fianco, così fa vedere il suo bel gambo. E adesso il magico rito della raccolta. Bello, direi veramente veramente bello, eh? Bene, pulizia. Una famigliola di 3 colini, ma sani. Non erano 3, perché poi spostando le foglie più sotto ce n'è uno più piccolo che raccogliamo tutto. Piccolino. Qui ce n'è un altro che lasciamo e poi raccogliamo il trittico. Bellini, guarda qua, bene. Appena sotto 1,5 metri dei 3, anzi 4, ecco le altre 2 belle teste che andiamo a prendere da vicino. Eccoli da vicino, raccogliamo il primo, molto bello, ma anche lui con una screpolatura. Poi prendiamo il secondo, anche lui un bel fungotto. Bene, eccoli qua tutti e due. Bene, eccola vicino alla destra di quel sasso, un'altra testa che andiamo a vedere da vicino. E visto da vicino è un simpatico porcino che raccogliamo. Eccolo qua, anche lui spaccato dal vento, guarda, bene. Giro la pianta, ma qualcosa si intravede anche nella fessura tra i due tronchi. Comunque giro la pianta e cosa c'è lì? Un bel porcinotto maturo, ma bello. Andiamo a vederlo da vicino. Andiamo alla raccolta. Eccolo qua. Vieni. Maturo, ma sano. Bene. Pulizia. Questo qui
si sta presentando proprio in un modo speciale, eh? E adesso la raccolta, che sembra difficile. Guarda dov'è il gambo, c'è anche un sasso qua, e lui, eccolo che viene. Oh là là, oh là là, ah. Guarda che affare, guarda. Bosco di faggi ma con pietroni, ed eccone uno là, sopra il sasso proprio, e appena sotto, eccole non un altro. Adesso andiamo a vederli da vicino. Ecco, funghetto in mezzo ai sassi. Raccogliamo. Gambo profondo. Eccolo qua. Bello, eh? Mangiato sembra da qualche insetto, lumaca, però sì, forse c'è lì, c'è una bavetta. Comunque un bel soggetto, pulizia. E questo è l'altro, o meglio il primo, che è stato avvistato. Raccogliamo anche lui. Anche lui ha un po' il gambo ritorto sotto il sasso, incredibile, incredibile. Sembra un serpente, guarda che roba, bello, guarda, sano, è venuto su come una vite. E questo è il raccolto a fine pomeriggio. Sono 17 porcini pesati sulla bilancia 1 kg e 900 grammi.